Io preferisco che preferisco la che la fai tu, fai Bea, a tu. questo punto. Adesso vediamo se lo fa di nuovo. Perché se non sai cosa vale, è un po' più stupida, però non lo fai nel momento, non lo riprendi in live, ma comunque lo registri su PS e poi dopo lo puoi mettere, no? Potrei, però devo stare attento all'orario, praticamente, perché le clip sono massimo di un'ora. Quindi ogni volta dovresti stare lì. Quindi ogni volta dovrei farmi tipo un countdown, non lo so, esiste un'applicazione. Beh, Sì, ti metti il io ho telefono, qua c'è il la countdown e il durata timer. che è scritto, quindi sull'iPad, quindi posso tenere un occhio su quello. Miglior gioco del Vabbè. 2018. Sì, forse è meglio se passiamo direttamente che la fai solo tu, Bella. Beh, al massimo registri con i video. Sì, non è un problema. Poi nel caso metti momenti topici, non lo so. Saliente, beh, al massimo lo faccio anch'io, cioè almeno abbiamo i tre punti di vista e solo uno in live. Sì, tanto dopo Perché per no? caricarlo così non ci Sì, vuole nulla, lo però poi lasciate dopo là. mettiamo tutti e tre. L'unica cosa è controllare Solo che ci che. sia l'opzione attiva e basta. Allora, invitiamo tutti. Momenti di gloria, suggerisce Sanx. Adesso rifacciamo tutte le cose che abbiamo selezionato il più velocemente possibile. Ho i momenti di what the fuck. Yes. Avvia. Allora, per chi si fosse connesso solo now, i nostri eroi hanno provato a fare una prima caratterizzazione dei personaggi per poi scontrarsi letteralmente contro uno schermo nero, però della musica. Il gioco ci ha fatto capire con chi comando usando Zavoardo. Sì, è andata così. E quindi tanto vale, anch'io metto Ber qua, a posto. Ci siamo. Allora, dai, stavolta andrà un po' più veloce. Molto più veloce. Allora, faccio uno. Dov'è quello con i due corni? Eccolo qua. E crisolite, vai. Allora. Togli un punto di costituzione, lo mettiamo in intelligenza, grazie, che me serve. Togli geomanza, mettiamo in idrosolist. Via Bartering. Restoration. Tenente opportunista. Sto a posto. Cello. Ok. Stavolta andrà più veloce. Cello. Ma non avevano fatto i conti con Thomas. Tan tan. Ti ammazzo. Scusa, ma smettila. Ma hai i capelli che escono dal buco, che cosa sta succedendo Cosa? là? No, è vero, che dici? Dettagli. Guarda. Come? L'ho visto adesso e mi piace molto di più così. Oh Madonna, aiuto. Ops. Qualcuno ci Toro aiuti. Jack, ma ne sappiamo qualcosa. Benissimo. I tags avete lasciato quelli di Se devi default? vedere Devi lasciare sì, per uno puoi forza. solo. Ok.
nobile okay, scolaro. Io penso proprio che dovrei okay. esserci. Ci sono okay. anch'io. Ditemi quando avete messo, vediamo un attimo. Faccio quello che continui. Ok, io ho fatto, quando volete. Devo solo confermare. Ok, fatto. Oh. Fatto. Yes. Come incrociamo le dita? Incrociate tutto ciò che avete. Via. Alziamo le mani. Che non mi ricordo neanche quando avevamo fatto la prova, c'era capitato una cosa così o non mi ricordo. Senti, ci ha messo un... non mi ricordo, mi sa che parti un filmato. Sì, sì, deve partire un filmato. No, deve partire un filmato. Il problema è che non mi ricordo quanto tempo ci misi a partire il filmato. Cerchiamo Divinity Original Sin 2 Black Scream After Character Creation PS4. Perché mi dà questo risultato come suggerito? Perché mi è venuto fuori suggerito. Doveva partire un filmato, ma è praticamente immediato. E quello no, non mi piace, perché forse hai letto qual è il bug. Cerca Salvatore Aranzulla. Salvatore Aranzulla, come passare il filmato iniziale di Divinity? Allora, qua praticamente dice... che è successo già una persona, però ha aspettato molto più del previsto, diciamo, per un filmato. Okay. E dopo un po' è partito. Sì, cioè devi essere molto 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 paziente, praticamente. È una cosa molto bizzarra, ma come vogliamo fare? Vogliamo dire aspettiamo 5 minuti? Vediamo un attimo se succede. Aspettiamo. Bene. Vabbè, tanto io controllo un attimo se c'è ancora il video salvato su Twitch, ma... Mm-hmm. Ho paura che magari non ci sia neanche più. Esatto, non c'è neanche più, infatti. Cristo. Ci sono ancora i video di quando abbiamo fatto la beta di Terra con su scritto scadenza 0 giorni, ma no. C'è l'infinità, cioè il vuoto 0 su tutto, cioè roba di marzo c'è ancora. Questa è la potenza del premium. One eternity later. Basta che ci sia. La pazienza è la virtù dei forti. Ah, comunque Bloody mi dice che ha letto un messaggio. Dice non arrivano i messaggi da Bear e le viene scritto un messaggio: this room is in 10 minutes followers only mode. Ah. Follow Bear Dragon Hill to join the community. Sì, no, però perché avevo messo... perché però lei dovrebbe essere comunque follower, quindi non so perché... E infatti, ha detto io ho il follow, quindi... No, perché quella l'avevo messo per togliere i rompicoglioni che vengono là a spammarti lo schifo.
Così, del tipo, ah, non sei iscritto da 10 minuti al mio canale, non te commenti, fuori ai coglioni. Ecco, via dalle palle. Così non ti avviene fare scherzi e stronzate. Eh beh, classico. Quindi che dico? Aspettare 10 minuti e vedere un po'? Aspettiamo. Siamo fiduciosi. Plam, 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 plam. Tanto dobbiamo comunque stare qua. Ah, ecco, adesso si Beh, vede. adesso si è alzata. A me ancora niente. No, intendevo i commenti, non Ah, altro. ok. Ah, Pronto, ecco, ti dicevo. pronto, pronto. Ok, eccolo, eccolo qua. Cioè, adesso li vediamo. Solo che il problema è che non vediamo il gioco. Un problema alla volta, dai. Uno alla volta li risolveremo tutti, forse. Esatto, si spera. È strano. Molto strano. Lex Kane. Qualcun altro dice cambiare host. Non penso che sia il mio il problema perché l'avevamo fatto l'altra volta. Questa Appunto. Appunto. è la Non ha punizione della senso. mistress, 10 minuti col bavaglio non si fa. Scusa, mi scusi, ma quando la gente viene a rompere i coglioni sulla chat. Vabbè, adesso che ci sta la mistress, per favore, possiamo per favore giocare. Frusti il gioco, frusti le nostre PlayStation. Che non meritano. Ecco, alcuni dicono che magari sia che questo problema di attendere sia dovuto al fatto che magari qualcuno ha un internet molto lento. Beh, ecco. Colpa tua, Vale. Io non voglio schifo. Grazie, Neanche Madonna. riesci a parlare. Oh, ah. Eccoci! Siamo Eccoci! partiti. Hype! Hype! Adesso che Jack se n'è andato, tra l'altro. Cosa? No, nulla, nulla, tranquilli. Ah, ecco. Tu senti che stai confabulando con me. La frusta suprema, visto? L'abbiamo visto. According to the plans. And sent to Fort Joy. Quel nano di merda là che è caduto. Cade sempre. Ma infatti lo prendiamo e lo spostiamo con il barile. Zan zan. È partito. Yep. Chi è che Oh, ha scritto il titolo? finalmente. Mo è partito a Jack? No. Sì. Un minuto e mezzo dopo. Aspettatemi. Ok.
Arrivo anch'io. Ma veramente c'è ancora il filmato? A me è partito senza. Ah, ok. Ok. Beh, immagino che adesso sappiamo chi è che aveva la connessione di merda, eh? Ecco. Chissà chi. Ups. 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 Vale, sei sempre tu, dai. Senti, ma vorrei vedere, vorrei vederti in tutta la tua bellezza, ma... No, io sono timido, quindi è meglio evitare. Sì, anche perché sennò cioè, magari ci attire tutta la gente addosso. Ok. Anzi, parla con il teschio già che ci sei. Adesso. Sta parlando, mi sa. Ok, ascoltiamo. Ascoltiamo? No. Aspetta, vediamo se è possibile farti vedere come sono senza. Beh, qua non c'è nessuno, quindi potresti farlo. Ah, posso mutare così, eh? Guarda che bello. Scusa? Togli la visualizzazione dell'elmetto nel menu dell'equipaggiamento. Allora, faccio vedere un attimo. Ah, come si fa, giusto? Noi non abbiamo un elmo, quindi per il momento... Sono io che ce l'ho. Sì, ma voglio già farlo, così poi non mi trovo... No, ma proprio se non hai un elmo, non te lo dà proprio. E show your hide helmet. Sì, dovrebbe essere col triangolo. Scusa, ma se proprio dobbiamo decidere, almeno fai la gnocca. Hai ragione. Se possibile fare una donna adesso, vediamo. Dai, aspetta. Hai una bella donnina. Possibilmente umana. Ma non me lo fa, non mi fa fare la donnina umana, mi fa solo fare il donnino maschio. Che schifo, allora faccio così. Fratello! Guarda che bella. Brother! Ho finito qui. Ah, aspetta, perché adesso... Oh, fratello! Solo che blu! Già è diventato Gesù! Vabbè, siamo fratelli di padri, di madri diversi, quindi... Beh, mi ricordi come si facevano vedere tutti gli oggetti interagibili? Con L3. Ah no, ok. No, in realtà ti viene fuori la targhetta. Sì, ti viene fuori cose che si possono prendere, ma non tipo gli oggetti qua che puoi aprire. Quelli devi proprio fare con la X, che ti viene fuori illuminato. Beh, anche così c'è il tuo perché, devo dire. Come cammina! Guarda come cammina! No, cammina lentamente. Cammina lentamente, Jack. No, senti, per favore, rimani così per un po'. Sei bellissimo. No, perché sì. Rimarrò così, tranquillo. Ah, io ho un elmo. Ecco. Così, anch'io. Vi piace? No, sì. Che sta facendo quello che sembra un bambino seduto su una sedia da grande? Faccio i compiti! Vabbè, io mi compenetro. Okay. Adesso mi servirebbe capire come spegnere qua gli elmi. Allora. No, fai tu, R2. R2, equipment, e ci dovrebbe essere triangolo show hide helmet. Ah, c'è l'R, show hide, va bene. Sì, mi sta sembrando uno di Resi 4 con al posto delle buste il secchio, un malato proprio. Esatto, con due buchi tanto per capire da dove vado.
giustamente. Ah, qua c'è un elmetto anche per voi, se volete. Volevo dire un secchio. No, non posso, io sennò devo ritornare a scheletro e perderemo. No, no, niente. No, no. Esatto, io se non mi dispiace. Guarda che non vediate come sono. Le mie corna sono troppo grosse per l'elmetto. Ma allora lo muovo io questo. Tocca, ti ho colpito, eh. Ho sbagliato tutto. Ah, col sotto sì, ok. Si va in sneaky mode. Ah, qua c'è la capra. Sì. Signori, sto per iniziare con il mio talento magico. Vale, capra, che dopo noi insegniamo premendo l'X. Barile. Verso il mio bambino quando fa finta di essere un soldato con l'elmo, è vero. Non rinfrescarmi le idee, gente. Prendo un zirchio e se lo ficca in testa. Allora, fai l'occhiolino e di che la sua pelliccia potrebbe essere un pezzo, sì, che migliore per il mercato nero. La sua lana, ecco. La lana, giusto. Abbiamo trovato la pecora stronza, hai capito? Ecco. Che schifo. Grazie, eh. Ho trovato dei leggings! Adesso posso fare lo stile! Ecco. Cominciamo. Ma dove sono i miei leggings? Ah, non erano un equipaggiamento che potevo usare? Ti aspettavi un ago nel pagliaio. Niente, i leggings sono finti, ragazzi. Ma no, aspetta, la capra voleva una coscia di pollo. Ma parla, le pecore parlano? Certo. No, la, cioè, certo. Vale che ha la skill di parlare con gli animali. C'è il mio personaggio che ha un talento, diciamo, che è quello appunto di comunicare. Esatto. Ah, figo, tipo domatore, proprio da Vale. Grazie, grazie. Va di bello, apri la porta. Chi è che ha la chiave? Io. Ok. Oh, già, giusto che qua dobbiamo trascinarci dietro le cose anche. Si prende tutto quello che si può prendere. Il prosciutto è mio. E anche il pane. Io prendo la pozione, tranquillo. Che non mi servirà a niente, quindi la darò sicuramente a voi. Perché a me non serve a niente. Eh no, perché io come non morto. Io. Se lui si ferisce, quindi. Lui deve usare solo quelle da veleno. Berserk, voi che peculiarità avete? Io ho quella di opportunista, che praticamente quando si avvicinano a me ho la possibilità di avere un attacco libero. Jack lagga e Baron Drago. Jack lagga come talento. A voi. Oh, ma grazie. Anzi, beh, volendo la posso dare a te, che io ho tanto primo soccorso. Sì, dall'inventario puoi fare direttamente spedisci a... Ok. No, no. No. Oh. L'hai bevuta. No. Oh, cazzo. Vabbè, ci sono anch'io che posso tirarvi, lanciarvi le cure, dai. Per fortuna. Restoration. Invece per sdebitarmi... Puro bear. Invece le ho mandato un uovo come ringraziamento.
Allora, qua, se ricordo bene, abbiamo il primo bastardello. Sì. Ho un'idea. Aspetta. Un attimo, datemi un secondo. Certo, certo, fatti con calma. Oh, prendo la pergamena. Intanto. No. Ti sei messo a parlare? Ops. Ah. Aspetta. Aspetta, no, lascia no, che vale un attimo, Ruby. Aha, allora, che cos'ha? Ha 10 monete, poi ha una chiave che non credo ci possa interessare, e poi ha un'ottima figurina di legno, benissimo. Fatta tutto. Prendi tutto. Credo che non posso prendere tutto. Prenda quello di valore, sì, allora. Perché hanno poco valore e anche poco peso, quindi posso prendere tutto. Quindi via. Allora, vediamo intanto. Jack ha l'abilità di lagare OP per il nemico. Ok, Bloody. Se avessi una PS4, sembra bello sto gioco in gruppo. Assolutamente. Questo è fatto proprio per essere fatto in gruppo. Cioè, oddio, anche in singolo. Però in gruppo te lo godi che è una bellezza. Cioè, sì, dà il meglio. Ok, poi avete visto il video di Faust? No, non ancora, devo vederlo, me lo guardo dopo. Piglia tutto che lo vendiamo al mercato nero delle figurine di legno. Quando volete, ragazzi, io l'ho svuotato. Vai. Teoricamente non avrebbe neanche le mutande adesso. Teoria. Teoria che io volevo fare proprio da persona ignoravo la guardia e comunque partiva a volare, ma proprio ignoravo la guardia. Alla leva vicina. Un altro passo e sarà il tuo ultimo. Prego comunque la leva. Oh cazzo! Addio! Io non sono mai esistito. Sì, so come funziona. Scherzi a parte. Non so se state guardando cosa sta succedendo. Ecco. E adesso si sente anche te. Grazie per la matura. Credo che mi abbiano fatto trovare un coltello perché io non potrei attaccare in nessun modo senza. Attaccheresti con le mani. Ah già. Guardalo. È piccolo ma è potente. Aggressivo. Alta aggressività. C'ha rabbia. Ma Zorla in barese significa qualcosa, vale? No, sans no. Proprio no. Il tipo che sta facendo cincischia. No, è ancora il turno di Fane. Ecco, come? Cosa? Ok, allora gli occhi di prigionia ti incontrano i tuoi. Ti parla con, non con gratitudine, ma con una malevolenza. Ok. No, libertato. Più gustosa del vino. E posso anche metterti, posso anche liberarti in ritorno. Dì le tue preghiere quando, mentre hai ancora il respiro per parlare. L'oltremondo ti attende, certo. Credici. Così? No, pezzo di merda! Meno male che avevamo un po' di armature. Jack... Allora, aspetta, allora. Ma il tipo che sta facendo cincischia. Ah, e a turnazione, non avevo visto la barra. Ecco. Jack che non parla e non prende le missioni come al solito. Ops. Non l'ho proprio vista.
Madonna, quanto cattivo. Cosa? Non faccio per voi. Voglio evitare casini. No clickbait. Turno del buon bear. Vai. Esatto. Ah. Madonna, aggressivo. Ci piace. Mi piace. Che voi sappiate c'è il fuoco amico? Sì. Sì. Ah, cacchio. Però dovrei avervi messo le barriere apposta magica, apposta per evitare questo casino. Mi sembra giusto. Devo metterla, dopo devo rimettertela a te. Allora. Pam pam. Au. Io direi che il signorino lo affettiamo per bene. Not enough HP. E adesso lo vediamo. C'ho l'adrenalina, c'ho la rabbia. La rabbia. E attacca. Uh-huh. Mamma mia, bello P. Che voi sappiate, c'è la percentuale per missare il nemico? Sì. Ecco. È calmo. Ma che cosa avrei guadagnato da uccidermi? Devo tenere la guardia alta. No, okay. No, Pex. Comunque, aspetta, con voi posso fare così. No, non farlo, non curarti, No, sto curando voi in realtà. Lo so. Noi sì. Ciao. Ciao, era finita. È finita. Però per cominciare. RIP. Ecco, riposa. Cara bellina. Ho trovato un grimaldello. Nel caso dovesse essere. Ma ci siamo io e Ber che abbiamo uno dei manini. Che sei tu? Abbiamo io le. Come se lo scheletro posso usare le mani. Ber, ah, già, è vero che. No, io non ho, però. Detto che sei non morto, puoi usare le dita gratis. Esatto. Guarda. Ti picchio, fermo. Oh, grazie. Anche se lo scudo magico era abbastanza inutile. Ma perché te l'hai finito subito, perché avevi finito la roba magica subito. Uh-huh. Ecco perché. Andiamo. No, o meglio, sì, ma è la percentuale di schivata del nemico. Esatto. Cioè, tu tecnicamente hai sempre il 100% di opportunità di colpire, in qualunque caso. Però il nemico potrebbe schivartelo, più che altro. Pozioni vuote, perfetto, che ci serviranno. Questa, se vuoi fare qualcosa, Jack. Prenditi il barile. Prenditi il barile che ti servirà a te. Così dopo ti fai. Dato che io ho trovato le bottiglie vuote, ti puoi usare per fare le pozioni. Ecco. Ok, io ti consiglierei di levarti, dato che vorrei bruciare quella. Aspetta. Okay. Vado. Sì, di allontanare. Ok, fai esplodere tutto, perfetto. Perché di solito io lanciavo la candela. Ah, vabbè. Qua c'è comunque una pozione di cura. Vabbè, io posso usare il mio respiro di drago a libertà. Ci ho pensato dopo. Empty. 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 Pozione di cura. Vediamo. Ok, pozione di armatura fisica e un'altra vuota. Ecco, allora aspetta, già iniziamo già a fare la cosa buona intanto. Allora vediamo dove è il crafting. No, aspetta, ma non posso accedere al tuo. Ti mando le pozioni vuote, Jack. Sì. Allora, vediamo. Aspetta, le divido un attimo, giusto perché così le separiamo anche per dopo. Sento Fane, ecco qua. Grazie. Crafting. Esatto, fondile con il barile. Ma il barile è infinito? Sì.
Senti, se io sparo una freccia avvelenata a Jack, tecnicamente lo dovrebbe più avanti guarire. Sì. Sì. Oh, cazzo. Ma siamo troppo pro. Sì, perché lui ha praticamente 200% di resistenza al veleno. Quindi quando è così alta, cioè dal 100 in su, quando praticamente subisci l'effetto, ti cura invece. Come mai siete avvelenati, ragazzi? C'è un mucchietto lì. Ah, ok. Sì, ma il danno fisico fa male lo stesso. Sì, sì, quello sì. Diciamo che è l'effetto puro, ecco. Boring. Boring. Ok, ora possiamo andarcene. Possiamo effettivamente iniziare. Aspetta, fermo. Pare che comunque. Siamo tutti al massimo? Sì. Che tutti nuovi aggiornamenti. Non fa niente. Ok, prendo la cosa per cucinare. Ok, pozione cura minore e tre vuote. Ottimo. Io ho preso delle cose grottesche. Delle giare grottesche. Ci sta. Aspetta, coppa d'oro. Ok, penso. Abbiamo anche lei, abbiamo a tutti. Vai, se, se me lo chiedete così gentilmente. Vai, mentre è distratto. Pam 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 pam. Grazie. Delle cose che si possono usare per le frecce. E un pesce, un herring, una ringa. Va bene. Oh, eccoti qua. Non è troppo pesante, spero. Il collare, intendo. Non preoccuparti, ogni cane si usa la sua presa. Si abitua alla sua presa. Ok. Che nel frattempo il tuo prossima fermata sarà il Magister William. Okay, tutti i passeggeri devono essere registrati nel giornale della nave. E lui è quello che deve compiere questo compito. Ok. A trovare dall'altro lato della nave. Ok, vediamo. Ora che sei sveglio, ti piacerebbe farti un bagno e cenare. Digli di chiamare i servi. I servi. I serventi. I peasants. Esatto. I tamaroni di campagna. Oh, caro, mi dispiace. Sono. No, aspetta. Penso che sei molto lontano da casa tua, mio signore. Molto distante dalle piccole campanelle che fanno venire i tuoi piccoli uomini. Ok, quindi dice che si preme sulle sue labbra, si ferma per un momento e ti dà uno sguardo
Uno sguardo. Oh, cavolo, sei un pochino confuso. Forse ho esagerato un pochino con i sedativi. Grazie mille. Capisci. Ma sono sicuro che recupererai presto. Molto probabile, eventualmente. Nel frattempo tutto quello che devi sapere è che stiamo andando verso Fort Joy, ok? Una nuova vita ti attende, e se anche se sarai anche un bravo ragazzo, forse anche una cura. Una fine per il Source, per sempre. Ok. Grazie. Ok, cerchi di tirare quella specie di collare intorno al tuo collo inutilmente. Pretendi di sapere perché ti ha messo quel collare. Beh, per la mia calma, ovviamente. Perché non provi a lanciare uno di quei tuoi incantesimi? Vedi cosa succede. Ok. Richiami il potere dentro di te. Lo sguardo per incantare un demone. Prova a scatenarlo. A mal di schiena. Insomma. Più o meno. Vediamo, la magia dentro di te si scalda, dopo esplode e dopo si rompe, solo per sparire dentro la tua anima come la pioggia sulla terra. Okay. Guarda la concentrazione sulla tua faccia, tutto volere ma nessun risultato. Oh. Vedi, eccolo qua, la funzione del collare ti neutralizza, per dire, ti rende incapace di usare il Source, ok? Per la mia calma, ovviamente, la tua e quella dell'intero mondo. Vogliamo dirgli. Vabbè, diciamo che il magista di sotto ha avuto un incontro fatale. Beh, no, un forte mal di testa. Esatto. Proprio gli ha fatto venire. Terribile. Il bello è che non ne troverà mai il cadavere. Esatto. No. L'abbiamo bruciato e fatto a pezzi. Delusioni come queste sono rare, ma non le ho mai. Ma non sono. Cioè, non vengono mai. Non spariscono mai nel nulla. Ti raccomando una coppa di vino e un'altra notte di sonno. Solo fai con calma. Ragazzi, prima che terminate il dialogo, vai, lo vedete quel libro là? Sì. Ora non lo vedete più. Quale libro? Non c'è nessun libro. Non c'è mai stato nessun libro. There is no book. Non avrei immaginato le cose. De che crisi all'hai? The book is alive. Vale, ti conviene scappare prima che quella ti cominci a cercare, perché si è accorta che gli hai rubato. Salve, addio. Ok, allora provo a cercare di parlare. Situazione, vediamo. Ho idea che andrà sempre in questo modo. Fuck. Fuck, 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 è andato male. Aia. Arriva, arriva. Che sta succedendo? È andato tutto a puttane. Io in realtà sono ancora in un barile, ragazzi. Non vorrei dire. Chiudo la porta. Che qua fa freddo. Beh, signori, sembra che questa live sia diventata il mio dominio. È stato bello. Ma non bisogna fidarsi di nessuno. Di no, abbiamo la possibilità. Tanta pazienza e cure. Sono qua per questo. Se riesco a prenderti. I generali piani del comandante. Ah, io non posso vedervi, quindi non posso neanche curarvi. Esatto. Da lontano, purtroppo. Cacchio, era una strategia perfetta, Xanxus. Tu lo sai. Chiudi la porta che fa corrente. Ragazzi, non vorrei mettervi ansia, ma ce ne sono altri due da quelle parti. E lo so, ce ne siamo accorti. E ce n'è uno dietro la porta. Se
sai che ti dico? Facciamo così. Io vengo nella stessa stanza, chiudo la porta e spengo. Funziona, no? Non riesco ad attaccarla, no, non riesco. Che il fatto è che purtroppo io, se dovessi arrivare adesso, mi sgamano e non posso fare niente. Se li prendo di sorpresa, almeno. Ok, ok. Ok. Minchia. La Madonna. Ciao. No, 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 no. No. Potrei anche missato il turno, perfetto. No, sono anche morto proprio, ciao Ale. Ecco. Interessante. Hai visto? Ma io posso rianimarvi? Tecnicamente dovresti. Aspetta, me la sto pensando. Se io apro la porta, io me ne vo. Tecnicamente, se io apro la porta, non mi dovrebbe vedere, giusto? Oh, cazzo. Prova a vedere. Abort the mission. Abort the mission. Abort the mission, load the game. Sì, dai, carica. Carica, perché da qua non posso fare niente. Non posso neanche muovermi dietro di lei, perché mi guarda in ogni modo. vedi c'è Barba che dice ti serve la scroll, ma sono molto rare, quindi non avrei neanche potuto farlo. No, ce l'abbiamo già una ciascuno, però come ha detto sono fottutamente rare, quindi ok. Ecco, dobbiamo fare una cosa adesso. Se vuoi rubare, ce lo dici, facciamo un salvataggio veloce e poi te ne scappi lo più lontano possibile dopo aver rubato, e vediamo se riusciamo a... Sappi che te lo chiederò molto spesso. Va bene, tanto siamo... Va bene, basta che lo sappiamo almeno, dai. Esatto. Okay, ci sto. L'importante è sapere. Almeno sappiamo quando scappare. No, che praticamente il trucco è questo, cioè è proprio salva e carica finché non ti riesce, o ma di tutto o riesci comunque a cavartela. Uso e abuso. Tanto sì, ma tanto questa qua. Ah, aspetta. Aspetta un attimo, gli oggetti dopo non è un problema. Dov'è cazzo? Eccolo qua sopra. Quick save. GG. Che adesso puoi andare. Ah, ma adesso ha più roba? Ah, un cosciotto crudo. Una tazza di tè. La ringa, che è l'oggetto più prezioso. Una fiasca vuota. E 12 monete d'oro. Okay. La prossima volta che vale un piano, fatelo a posto.
Ok, è fatto. Comunque, a proposito del libro. Comunque, via. Adesso scappi più lontano possibile. Tu vai già alla fine della porta, noi ci muoviamo con calma. Pam 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 pam, che bella giornata di prigionia. Pam 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 pam. Ok, io cerco di... Ok, allora, premiti la ricerca. Vediamo cosa abbiamo qui. Beh, la tua borsa è pulita, grazie. Ti trovo d'occhio, fammi sapere se vedi qualcosa di insolito. Dai, di la frase magica. E poi torna al tuo posto. No, sta venendo da voi, sta venendo da voi. Ok, dato che sei te, Jack, puoi permettere la ricerca. Ok. Ok. Ho un'idea. Vai. Allora. Allora. Send to Red Prince il tè, il cosciotto. Tu sei mangiato. Cazzo. Aspetta. Aspetta, aspetta. Send to Red Prince. Chi altro aveva sta stronza che non mi ricordo? Dovresti a vedere 12 tutto quello che monete c'è scritto d'oro. Rubato. Ma le 12 monete d'oro come le mando, scusa? Non puoi mandargli anche quelle, no? Puoi mandarmi tutto l'oro, praticamente. Mandami no, ragazzi, l'oro, non fatelo. No, piuttosto la morte. Evitiamo il problema. Dovrebbe essere sistemato adesso, no? Pace? Pace, amore? Sì. Vai, dimostra che siamo delle brave persone. Ok. Che casino. Cosa possiamo rubare qua? Aspetta, non no, rubare subito. Non cercare di... Non rubare nulla perché queste cose non integra. Aspetta. Se proprio dobbiamo farlo. Il mio personaggio è fatti chiaramente... Fatti fischiettate. Sono bravo a fischiettare, quindi... Ok, dai. Ecco. Cura posso? 5%. Vado? Dai. 25 monete d'oro, grazie. Un uovo. Un fuso. E... petto di pollo, probabilmente. Pam 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 pam. Fin open. Chunk of flesh, grazie. Pam 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 pam. C'è anche qualcos'altro là per terra. Non è che puoi girarlo un attimo dall'altra parte, Jack? Eh no, sto parlandoci, non posso. È con l'arco. Non facciamo i perfettini adesso. Pam 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 pam. Sparisce. Ecco. Quando ci siete leggo. Vado ancora qua. Bene. Noiosi. Qualcuno mette un guinzaglio a Vale così non ruba Bloody, ci pensi lei? Sguardo terrificante, non è così? Sguardo che conquista. Questa cosa mi brucia perché è successo sotto il mio controllo. Siamo siamo estremamente fortunati che nessun Void Walker ha seguito la Source che ha fatto questo. Ha fatto questo. chiedi perché lei si sta... ti permette di essere così vicino alla scena del crimine. Per quanto ne sai, potrebbe essere lei la kill. Potrebbe essere lei che l'ha ucciso. Mirta, ma che... Ma oddio, non mi ricordo più cosa dire. Vabbè, con un sorrisino. Sorrisino, ok. Aspetta che metto anche a me il traduttore. Che sono... Ritardate, non l'ho messo anche per me. Traduttore. I was on duty in your room when I murdered.
You were asleep the whole time. Didn't even stir. Io ero in servizio nella tua stanza quando l'omicidio è accaduto. Stavi dormendo per tutto il tempo. Io non ti vesti, sono stupido. Qui lo faccio io. Ho trovato una chiave. Non ti sei neanche You're not one agitato. of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Tu sei l'unico che è sicuramente innocente su questa nave, a meno che tu non riesca a commettere omicidio sulla nave mentre dormi. Gli dici che questo è un trucco che ancora non hai imparato. Come pensavo. I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Ascolta, potrei usare qualcuno per tenere le orecchie aperte tra i passeggeri. Qualche Devi fare volta, l'infame praticamente. ovviamente, dei clam. Spesso si chiudono la bocca di fronte a un uniforme. Ok, grazie. Me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Dammi una buona palle, Un madonna, mi sto perdendo nel bicchiere d'acqua, buon scusate. indizio. Se riesci a condurre una buona Portami un buon indizio e ti guida, darò una moneta scintillante moneta per brillante per te. Cosa ne pensi? te. Penso che una non vale niente, io ne ho 72. Io vado la merda e andarmi senza neanche darmi consigli. Tipo, take your leave, arrivederci. Chi sei tu? Via. Che vuoi? Fottiti. Oh, c'è un'altra pecora! Via, via, prima che quella ci venga addosso. Cerca di bloccarla. Mi parli, signorina, comunità di ricerca. Ciao. Vabbè, le pecore sono inutili, mi ha chiesto se avevo delle scarpe. Utilissimo, non credi? Proprio. Oh, e questo è il punto dove troviamo un po' tutti i coprotagonisti possibili, no? Esatto, di cui noi prenderemo uno di loro. Dobbiamo scegliere chi prenderci. Abbiamo Beast, il nano, Lose, la Proporrei cantante o una femmina. Sybille. Io Esatto. proporrei una femmina, visto che è troppo. Sì, Erano c'è un po' sviluppo troppo insomma maschi. testosterone nella stanza. La cosa si risolve in due, o Sybille l'assassina o Lose, la cantatrice. Ah dai, Lose è più carina, secondo Mi appoggio anch'io penso che sia molto più carina rispetto a Ecco. un'elfa. Gli altri fanno schifo. Forse il cane potrà darci informazioni utili. Niente, il cane non è cooperativo, mi spiace. Sì. Mio principe. Perdonatemi, Vostra Altezza, non mi aspettavo. Ma ad ogni modo, se ne avessi di più di. I pannocchi e le radici essiccate Sarei da animale se servire. non mi dici qua. Ah, ok. Avevi preparato qualcosa di più adatto per uno della vostra statura. Ok. Tu sì alle sue scuse. Tu meriti solo la miglior cucina ed è il suo dovere provvedere. Ok, il panico si gira nei suoi occhi e mentre si sbriga di tornare al suo lavoro. Oh beh. Cattivo. Prendiamo tutte le pentolami. Scusa, cucini. Un malvagio. Io ho provato a confondermi con i nani, ma mi sa che ho dimenticato come ci si siede. Ok,
One Piece. Ragazzi, ma non un bel salvataggio rapido prima che provo a derubare qualcun altro. Mister Ifan. Aspetta, che... mi dice che qualcuno mi sta guardando. Forse, ah, forse è la colonna. Ci sono le zone in rosso che mi dice che sono viste da qualcuno. Sì, non si può andare sopra. Jack, prova a parlare con la lucertola. Non da quella parte, dall'altra. Aspetta, cazzo, ti odio, aspetta, no. Che cacchio. Aspetta. Ok, ci siamo. No, è ancora troppo rosso, ragazzi, non posso fare niente. Aspetta, forse sì. Aspetta. Aspetta. Vieni qua, no, guardami. Aspetta. Oh, cacchio. Aspetta. Vai, okay, adesso è distratta. Allora, questo punto è sicuro, da questo punto in poi però no. Perché mi sa che ci sono anche i nani, quindi... nada. Nani di merda! Vabbè, niente, ragazzi. Abort the mission. Nada, andiamo avanti. Tranquillo, ci vendicheremo dopo. Le mie manie di, come dire, kleptomane. Ecco. Non posso andare sui frutti in questo momento. Ho creato un personaggio kleptomane, sicuro. Ok, sei qui per registrarti, signore. Bene. Magister Williams ha quasi fatto con l'ultimo passeggero. Va tutto ok fino ad ora? Ok, chiedigli se starebbe bene se fosse con un collare come un cane e bloccato in una nave con un corpo e un assassino a piede libero. Mi spiace se sei incazzato, signore, ma tutti noi lo indossiamo, quello che indossiamo per una ragione. Tu vai là dentro ora, William ti sistemerà velocemente. Ok. Oh. Non c'è nessuno che sta vedendo qualcosa di utile nel trade. Che palle. Dei pantaloni. Pantaloni. Non è male. Oh. Ho trovato una t-shirt. Dopo che avete ripulito, venite qua che mi sa che ho tagliato la roba. Aspetta. Allora, al centro della stanza vedi una maga, un'incantatrice, sorcerer. Sì. Noi potremmo anche lasciare sorcerer comunque, tanto. Ok, con un paio di magister che sembrano nervosi, tengono la loro balestra mentre la stanno interrogando. Quindi lo ammetti, hai ucciso quel poveraccio. Sì, l'ho fatto, ma era solo l'inizio. Mi guarda negli occhi perché sono un bell'uomo. Ci sono le vite di altri che devono terminare. Oh, per gli dei, la donna è pazza. Ehi tu! Maga, vai a prendere Magister Siwan. Dobbiamo fare un altro collare in più per questa maniaca. Dobbiamo metterla alle strette. Veloce! E io dico, io parlo con la maga e chiedo che cosa vuol dire con ci sono le vite di altri che devono terminare. Significa che il tuo viaggio sta per terminare.
Però rimani da queste parti per il finale, perché raggiunge il collare e lo rimuove. Sto per creare un bello spettacolo. Presto, inibitela! Se usa il Source, i Voidwalk, che non so cosa sia, sì, arriverà. Sarà la fine di tutti! Sorride con una soddisfazione malvagia. Precisamente. Oh, shit! Ah, mi ricordo qua praticamente. Non dobbiamo Game combattere over. Per davvero. Game Meno over. Finito il gioco. No, cazzo. Ho una domanda. Dici. Secondo voi posso derubare tutti quelli che stanno... Oh sì, forse sì. Adesso oh mio Dio. Subito, sì. Oh mio Dio, sono in beta. Oh sì. È andato, mi prendo tutto. Tutti. Anche il Source Hound. Mi prendo tutto. Okay. Io ho ripulito la tavola. No, 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 no. Aspettatemi, mi stavo mettendo il cappuccio perché mi vergognavo di me. Dai, aspettatemi. No. Ah, se Bill non la posso derubare... Okay. No, i compagni di Albarti no, non puoi. A proposito, venite a prendervi le armi vostre. Sì, adesso vado. Oh, grazie. La pecora, praticamente, quella inutile... Ho preso un po' di pelle, perché sì. È fatto bene, dopo tanto ci scambieremo un po' di roba. Sì, sì. Se io trovo qualcosa che a voi serve e così via, ci scambiamo come le... Come anche noi, esatto. Giustamente. Certo. Io raccolgo i piatti perché i piatti sono belli. Come? Magari li puoi vendere a un buon prezzo. Infatti, volevo fare proprio quello. No, perché ho visto un bear danneggiato. Che sta succedendo? Beh, mi piace andarsi fino a c'è il fuoco. Aspetta un attimo. Avete già ripulito tutto? No, no. Io non avevo preso ancora niente. Avevo preso giusto i piatti. Li troveremo un'utilità futura. Mazzo di carte. Giuro. Giochiamo a Gwent? Ah, no, derrotato a Gwent. E non è aperto. Cristo. Bottiglia di vino. Se ci mettiamo qua noi potremmo spaccare sta porta. Forse sì. Aspetta. Avete preso le armi già equipaggiate? Adesso vado a prenderla la mia. Io stavo curando un attimo, vale che non ho passato. Deve avere una wand per te. Oh, grazie. Niente. Ok. Wand. Guarda quanta roba. Guarda quante botte. Ok. Adesso. Anche io posso anche questo. Ah, ma le ricette sono comuni a tutti? Penso di sì. No, ma non voglio un bastone. No, 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 no. Dammi il martello allora. Martellino carino. Non mi ricordo se Shilda aiutava anche voi. Vi ho incoraggiati, no, gente. Grazie. E adesso spacchiamo questa fottuta porta di merda che è il boss di questo livello. Vai! Vai, senza pietà! Senza pietà! Tre uomini e una porta. Ma Jack che armi dovrebbe usare? Tecnicamente c'è il wand per lui. Sì, c'è però per adesso uso, scusa. Volevo usare un attimino per fare qualcosa di fisico. Mi hai colpito a me. Non ti conti. Guarda, io dovrei avere questo. Ecco, sono rotto. Oh. E patapim e patapam. Derubate tutto ciò che trovate. No, che stai facendo?
No! No, è il mio loot! Il mio loot! Quale? Perché è andato alle scale? Non volevo le scale! Però sono di nuovo. Tasse, tasse, tasse! Ah, intanto mi devo appoggiare con la cosa. Aspetta, questa te la passo a te. Sono di veleno. Grazie. Vabbè, ma quella che la rompi a fare, Jack. Boh, mi piaceva rompere le cose, volevo sentirmi forte. Anch'io. Ah, ok. Mi sembra giusto. Ma scusa, Berserk, ma ti sembra il cazzo? Direi proprio di sì, che mi ubriaco. Mangio per vedere subito gli effetti. Ah, per vedere gli effetti. È tipo Oblivion? Sì. Sì, ok, cosa? Ho degli effetti diversi. Oh, questa. Sei ricette imparate. Ma porca miseria. Ah, c'è anche una pergamena qua. Sì, e te ti piace prendere sempre fuoco. Sì, la Restoration Call. Sì, Stall. Vabbè, prendetela voi che io sono impegnato a fare il cosplay della Torcia Umana. La cosa è che se volete, io ce l'ho per me, perché tanto è la mia skill che devo usare con voi, quindi... Comunque, aspettate, voglio un consiglio. No, ma smettila di darti. Porca... Comunque, consiglio, col cappuccio o senza cappuccio? Col cappuccio non si vede quanto sei bello. Senza si vede quanto sei brutto. Decidi tu. Brutto, allora. Vai. Ok. No. Aspetta, fammi prendere questo vaso perché non si sa mai. Ma mai. Allora... Cosa? Debosciato! Potrebbe servire. Ma adesso c'hai troppo peso. Oh beh, questo lo prendo io. Oh beh. No, Ivan, non scherziamo. Questo lo prendi anche tu. Può servire, che ne sai tu. Andiamo. Io ammazzerei il cane per prenderci la carne, non vorrei dire a voi. Io l'avevo già fatto in realtà, ma dov'è sto cane? È qua. Stai antipatico. Ah, è questo! Ah, aspetta, ci posso parlare? Magari vediamo se ci aiuta. Allora... chiedi qual è il problema. The hairs on its back prickling as it lowers itself into a lunge. Mago, ma perché? It sneezes suddenly and pauses its nose once more. Cosa? Che ho fatto? Non posso sentire, non posso odorare, non posso respirare. Troppo source, troppo, troppo. Per favore, fallo finire. Oh, beh. La nave non sta per durare molto, quindi mettiamo fine alle sue pene, direi. Ok. The hound sees you reach for your weapon and growls, bearing sharp white teeth. Posso? Vai, intanto mi metto roba. Cane, ma me l'hai chiesto tu, stronzo. La risposta è un cane di merda, te l'hanno mai detto. Me l'avevi chiesto tu di farlo smettere. Non mi hai detto come. Io ti ho aiutato, cioè, sto anche aiutando, che vuoi? Ingrato. Io adesso faccio una cosa cattiva, me la fate fare. Vai. Vai. What is going on? Tattica dell'opossum, ci sta. Mi potere la tattica dell'opossum. Guarda, questa sarà il nostro asso nella manica, sicuro. Ovviamente. Tu scherzi, ma in realtà con un combattimento mi è servito fare finta di essere morto. A me è servito Kane. Prima far finta di essere un barile. Ah,
Scusate, mi sono dimenticato che giocando a una partita di Master of Mortar devo terminare l'azione, se no non vuoi. Tranquillo. Adrenaline che col potere ti guadagni due punti azione, però il punto dopo ne riperdi due, giusto? Sì. Esatto, quindi la posso usare quando so che stiamo per finire il combattimento. Giustamente. Cripple. Crippellato. Ma cosa? Ber, e adesso sono cazzo tu? Beh, Ber, sai che c'è di bello? Puoi cavartela da solo, direi. Perfetto. Sai cosa? Ho notato che la tattica di Jack era fin troppo buona, e quindi ho detto, scusa, io chi sono? Lo stronzo del villaggio? No. Ho guadagnato un turno, non sto facendo un cazzo. Scusa. Vabbè, guarda, solo perché sei tu, eh. Ecco. Cade, l'amore di Dio. Oh, grazie. Non avevo considerato che anche un cane può durare parecchio. No, in realtà qua qualsiasi cosa può durare un sacco. Ecco, così impari, bestiaccia. Vattene, non ti petterò mai. Ma Jack, la vogliamo... Guardalo, adesso che c'ha un 2 di vita, allora ritorna nel mondo dei vivi. Basta. Mi prendo io i suoi intestini, allora. Guinzaglia. È il mio trofeo di guerra. Yes. Yes. Un po' in ritardo, ma lo faccio. Allora. Scherzi a parte, qua in realtà ci sono altri due nemici, però io gli direi aspettiamo un attimo che mi ricarico le skill e se volete possiamo andare ad affrontarli, oppure facciamo il giro e poi dopo comunque li andiamo a affrontare perché c'è un bel baule. Vabbè, a parte che comunque dobbiamo aprire prima la porta in centro. Vero. C'è il raggio. Andiamo. 4 monete d'oro. Fatto niente. Un accetto, perfetto. Questo è un... Pounding on the harbor. Mi piace l'accento di Fane. Lo so. Di Fane, di... scusate. Mio da Red Prince. Di Red Prince. No, Fane, come sempre. Ah, comunque vi dico una cosa. Un altro dei giochi che... dei Larian qua che io ho, che si chiama... sempre Divinity Dragon Commander. Che è praticamente tipo uno strategico... come Imperium, no? Avete presente quelli là vecchi di guerra? Ecco, c'è... praticamente sei te, che sei praticamente questo principe che vuole prendersi il trono e ha la possibilità di trasformarsi in drago, praticamente. E... Vabbè, è il principe, praticamente. Quasi. Il bello è perché in realtà non si vede mai com'è, quindi... Il bello è che le praticamente... citazioni belle. Esatto. Il bello è che praticamente hai un consiglio praticamente di persone, uno per ogni razza. Quindi hai un elfo, hai uno per gli elfi, uno per gli umani, uno per il certole, uno per i non morti. Che praticamente ogni volta, ogni tanto di tempo, praticamente ti dicono: ehi, voglio proporre una legge, voglio fare questo, 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 quest'altro. Ok, e ti dicono, ok, vedi un attimo te cosa preferisci fare. E praticamente tutti hanno, ognuno praticamente, a seconda di cosa voti, o ti si alza la stima verso quel popolo, o si abbassa. Il doppiatore è quello che fa il rappresentante del Lucertole, è lo stesso del Red Prince. Ah, beh, giustamente. Guinzaglio, un po' in ritardo ma lo faccio. Oh oh. The Merryweather. Salve Pollas. Buonasera Pollas. Non andare sulla pub. Oh shit.
Adesso Vale non può più rubare, Bloody ha usato la sua finisher, la frusta. Non è che potremmo ricaricare, eh? Pretty please. Pretty please. Che è successo? È morto andando perché è andato sulla Dead Fog. No, ma... Io ho anche le gambe rotte. Non so come, ma è successo. Cazzo, devo attivare un Windows. Io non vorrei dire, Vale, ma io avevo un bellissimo cappello. Ma lo puoi ritrovare. Spero. Ero davvero stile con quel cappello. Se vuoi ti posso dare il mio. Allora, mi spero. Tanto abbiamo... Fortunatamente Bear ha salvato poco prima di... Andiamo a vedere. Aspetta. Ah, che avevo già preso la chiave. Ok, aperta. Arrivaci, mi raccomando, eh. No, no, stavolta vado dall'altra parte. Bravo. No, no, il cappello, cappello! Aspetta, te lo passo. No! Aspetta, te lo passo, Cristo! Un attimo! Tenga! Tenga se vuole questo cazzo di cappello! Ascolta, adesso mi dico come sono. Vediamo. Ah sì, Zach, cioè, vada lei sulla Dead Fog, che lei può passare, quindi. Posso passare? Allora sì. Vado subito. Quel ca... Cosa? Come scusa? Ah, lui è già morto, giustamente. Beh. Che buono. Vai, luta tutto, Jack! Luta tutto! Quindi adesso può seguire tutto Pollas. Non c'è niente, sono triste. Ah no, eccolo qua. Quattro monete, non c'era niente, ma che schifo. E io sono morto per quattro monete, mi stai dicendo? Sei monete. Sei. Ah beh, allora chiedo scusa. Ecco. Cucu. Guarda che bello che sono. Cioè, ho rotto il palo per un cappello così bello. Sembra il cappello di Ocelot, però con quelle due piume tipo... Guarda, io guardo invece cosa ti do. Un bel cappuccio. 5 minuti di bronzo. Sì. Non facciamo mezzo che faccia. Allora, che dobbiamo fare? Allora, io stavo dicendo che nell'altra stanza, quella lì che è chiusa, prima di salire, ci sono due tizi da poter sconfiggere e potremmo guadagnare altro equip. Potremmo avere qualche equip, probabilmente trovare qualche equip, non lo so. Subito, andiamo. Allora, aspetta che prima di aprire, perché dobbiamo picloccare. Allora, io in realtà avevo preso un bedroll. Però cosa scopro che sei uno scheletro, Tommy? Può portarci la salute al massimo a tutti insieme, se non siamo in combattimento. Sì. Data è utilissimo. Okay. Provi tu bene o più riuscivo? Perché se vuoi salvo. Io inizio a metterti uno skill almeno di produzione. Almeno a te, poi dopo lo metto anche Vale. Ah. Grazie. Niente. No, cazzo. Non mettere. Grazie ai dei, per la grazia divina, che cosa... Ok, nota il collare che circonda il tuo collo. E raggiunge con la mano la sua spada. Un altro mago. Il compagno del Magister non si muove. Sembra bloccato alla sua vista. Solamente alla tua vista. Ok, vediamo. Ho un'idea. Oddio. Ho paura. Cosa sta proponendo di fare adesso? Dov'è? Ho paura.
Polizia, polizia! È la squadra dei barili, polizia! Non hanno un cazzo! Merda! Ok, punta il tuo collare, li puoi aiutare se ti aiutano a togliere questo stupido dispositivo. Anche se lo sapessi come toglierlo, non lo farei. Qualche specie di Banshee pazza è venuta a... ha cominciato a urlare, però. E ora abbiamo l'intero vuoto, interi insetti del vuoto che stanno venendo contro di noi. Un ammutinamento dei maghi. Ok, sussurra molto fortemente all'altro Magister. Non stare a coprirti lì, Rix. Tira fuori la tua spada. Ok, Rix prende la sua spada e... che sta tremando al ritmo della sua mano tremante. Oh bene. Posso prendere anche il dipinto? Mio. Sì, puoi prendere tutto, vai, 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 sì. Prendi. Mio. Ok. Allora, avete esatto, c'è un ammutinamento. E se vogliono vedere i loro familiari ancora una volta, loro staranno giù. Rix guarda il suo compagno e dopo guarda te. Mollano le loro spade ai loro lati. Okay. Vai allora, fattene fuori di qui. Tanto vale. Che per caso sto interrompendo qualcosa? Se hai finito di rubare mi dà l'ok. Uè, uè, bello sto globo. Ok, me li hai affrontati, ok. Io mi stavo preparando al peggio, stavo già puntando Rix. Ah, ma quindi abbiamo già finito? Ho ripulito un po' di roba, non c'era niente di che. Ho fatto bene, però. Tranquillo. Però in compenso ho trovato una pickaxe. Potrebbe servire a qualcuno come arma? Che cosa? Non ho capito, ripeti? Una pickaxe, un piccone. No, non mi servono un piccone. A te, Bear? No. Beh, ma nel caso possiamo tenerlo come oggetto di vendita. Sì, 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 io mi sto tenendo qui. Scusate. Bishop Alexander, the smug little type that thinks he can imprison a prince. How comical. Oh beh, non vorrei dire beh, ma mi sa che ti sei seduto al con... Ah, ecco, adesso sì. Sì, ma... mi levo da qua prima che... Questa scena può risultare qui. Scusate. Vabbè, non un combattimento. Dio. Brando. Se non c'è un ritmo, ok. Tutto. Eccolo. No, abbiamo sbagliato parte. Vale. Qua. Ah, io mi fidavo del tuo giudizio. Fai male. Stai fidando di uno scheletro. Malissimo. Uno scheletro con il... un po' di fashion, però. Ovviamente. No. Salve. No? Salve. E qui la festa? Disturbiamo qualcosa?
Minchia il turno. Guardalo, Bear, quanto cattivo, madonna. GG. Vabbè, quello deve venire scemo e prendeva fuoco, no? Vabbè. Ma non c'era la terra. Allora, armatura fisica non ce l'hanno, giusto? No. Vabbè, creepo così per un turno, vai fuori quello vicino, ok. Sì, non si può muovere, così. Oh, grazie. Attaccato con la te, Jack. Ok. Ah, ti piacerebbe, vero? E invece? Ma state giocando da console, sì. Ma chi l'ha chiesto? Perdonatemi. Pollas. Ah, Polly. Sì, perché siamo belli e abbiamo aspettato la release su PS4. Almeno sappiamo che... Ahia. Yeah. Che le date sono assicurate almeno. Anche se in gruppo. Almeno. Vuoto. Vuoi dire, ma Cthulhu è un po' incazzato. Cthulhu, Kraken di Cthulhu. Il cuccio cocciolato è arrabbiato al momento. Un po' tanto, sì. Però non è mai troppo presto per un bel boccale di birra. Via, 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 via. Sì, dove vai? Che vuoi, io posso. Mi sembra giusto. Vabbè. Una delle poche cose belle che sono scritto è che ti getti proprio a capofitto quando c'è la pozza. Scusa, se diventi geomancer te la fai praticamente da solo? Sì. Volendo sì. Per questo fa tanto geomancer. Per me. Ma complimenti. Sì, ma ci pensi tu? Noi vediamo. Scroll. Legno. Dei pantaloni. Perché buono. Geomancer dà la difesa fisica. Infatti vedi che ti pietrifico. Invece il Drosophist ti dà la magia, la difesa magica. E quindi posso fare tutto così. E poi dopo tra un po' metto anche un po' di Necromancer che aiuta un po' di più. E dopo Necromancer ti dà anche le abilità di veleno, quindi... Ci sta, ci sta. Esatto. Diciamo che cure per tutti. Ok, proviamo a fuggire. Anzi no, mi sa che ci danno qualcos'altro a questo. Se ci dicono andate a prendere quelli di sotto. Chi è la tua bocca, ragazzino? Giusto, prima i bambini giusto. I nani. È proprio come le vecchie storie. Dicono le vecchie storie. Ok, cerca di tirare una delle corde senza portare nulla a compimento. Vedete che ci sono altre persone là sotto. Abbiamo bisogno di aiutarle. Lo vedi quei tentacoli, ragazzino? È giunto il tempo di sparire da qui. Dai, no, non possiamo lasciarli al loro destino, ragazzi. E poi okay. Anche esperienza in più. Chiama il nano codardo e tornerai alla stanza di sotto e andare a controllare i sopravvissuti. Grazie. Ok, c'è una scala proprio lì. Puoi andare subito giù. Sarà la morte di tutti noi, ci hai sentito? Mi devi un boccale di birra, bambino? Ricordati, quando raggiungeremo terraferma. Guarda chi ci è svenuto. Che peccato! che disdetta! Io vorrei aiutarla, non è giusto? Un po' di attacco e vedi come sta bene. Che la nazista è svenuta e sta per morire. Cacchio, è caduta, l'ho visto che è caduta.
Ops. Ops, è caduto. Ops. Free XP. Cosa stai portando, Vale? Che ti dà così tanto peso? Ho lasciato il piccone, ho preso un po' di roba a caso. Sai che dovremmo avere qualcuno che fa da schiena per tutti noi? Ma in realtà mi sa che si può craftare tipo un sacco in più. No, perché non mi ricordo qual era la skill che ti permetteva di aumentare il peso che potevi portarti. È il ladro. Il ladro, ok. Scusate un attimo, arrivo subito. Vai, vai. Oh, che succede? Ah, là dietro no, okay, abbiamo... Niente, combattimento. C'è dopo. Dov'è che sono io? Mi sono perso. Ok. C'era lo zoom drammatico su Bear. Sì, esatto, io non capivo cosa diavolo stesse succedendo. Vai, creo una bella pozza di fuoco così non si avvicinano. Se si avvicinano, c'era fuoco. Ah, ma quindi combattono anche loro? Sì. Sì, combattono tutti. Fanno fuori almeno ognuno di loro qui in questi scarafaggetti. Madonna! Allora, figa. E lancia i coltelli. Madonna, ma sbaglio, sono OP rispetto a noi? Poco. Leggermente. Ma guardali! Si è anche bevuta una roba alla nostra salute? Il nostro onore. Vabbè. Io vi incoraggerei un attimo, ragazzi. Grazie. E mi metto qua, anche se non credo di vedere nessuno. Però. Per adesso. Ok. Perdonami, Vale, però. Amici, io vado. Buona continuazione. Okay, grazie, Pollas. Ciao, Polly. Ciao, Pollas. Perdonami, ma è quello che si beccherà più di noi, di sicuro. Sì, assolutamente. Hai fatto bene. Intanto vado a prendere quello che cerco velocemente. Dai, vieni qua. Ma che... Ma... Senti, Lose deve essere una di noi alla fine. Cioè, è incredibilmente OP. È una delle due gnocche. Cosa vuoi che facciamo? Sicura ci vediamo lei. Hai capito. Vedo se c'hanno qualcosa addosso. No. No, ma se c'hanno forse qualche pezzo di carne corrotta. Tranquillo. Oh, mia sorella che si attiva la sveglia e di casualmente si addormenta non sentendo comunque la sveglia. Quindi li abbiamo salvati tutti, giusto? Sì. Sì. Perché poi dopo quando arriveremo a Fort Joy li troveremo in giro. Oh, ma... Jack, abbracciami! Vecchio guascone! Abbracciami, guascone! Quei tre eravamo noi, ovviamente, perché siamo belli. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwalker. All who were aboard are presumed dead. Presumed. Yours faithfully into eternity, High Judge Orivan. Vorrei avere una calligrafia così bella. Non solo tu. Lo volevo tu. Sì, niente, adesso abbiamo il risveglio del mulino bianco. Good morning.
Ah, che poi tra l'altro. Adesso mi sono ricordato una cosa che ha detto Mulino Bianco. Non so quanto abbiate tutti seguito la TV negli ultimi tempi, ma la pubblicità della Kinder qualcuno l'ha vista? Quello del Kinder no, sono sincero, ho visto solo quello del proprio del Mulino Bianco e basta io. Bella, non vi rovino la Ok. sorpresa se la trovate. Dai, che adesso c'è il risveglio dopo una notte da leoni. Vi dico solo che riconoscerete la musica. Se Mm. non la riconoscete, vi faccio un culo così con. Grazie, Beh, gentilissimo. grazie. Grazie. Buongiornissimo, ragazzi, caffè? Ships snap like kindling. That void welcome was impressive. And terrifying, of course. Whether we're any safer on this beach remains to be seen. Sì, quella del pinguì. C'è una certa canzoncina. Intanto Vale, mi sa che è partito avanti. Schizzato. Pa-pa-la-pa. Sto andando in avanscoperta. Per voi. E lascio Sir Lola qua davanti. Sì, qualcuno ha bisogno del mio aiuto. Il gatto mi sta dicendo: come sono arrivato qui? Ehi, smettila di seguirmi. Cioè, dove stai seguendo noi? Chiedi se sta bene. Sì, sto bene. Sono solo un po' confuso. Chiedi da dove arriva. Apri Guarda, la metto in la live. bocca. Ma se vuole postare il link, faccia pure. No, aspetta, io ho perso. Ok, li ho visti. Credo. No, no, io ho perso. Siamo tutto Aspetta. dritto. Adesso vi posso raggiungere. Ecco che dobbiamo fare i Ah, walk che ok, sono sì. qua davanti. Era che volevo evitare i nemici, visto che sono lì, quindi ho detto aspettiamo un attimo che raggiungiamo assieme. Ecco, il Sanx ha messo il link. Mi raccomando, a bassa voce o Grazie. mettetevi le cuffie, ecco. Eccolo, Sir Lore! Oh, che bello! Io non ce l'ho perché non ho preordinato il gioco, sono triste. Terrore è 4 euro. bellissimo, però chissà com'è la sua quest finale, diciamo. Ci devo parlare io così sentiamo Se tutti? vogliamo sentire, sì. Ok. Dovremmo essere al sicuro qua, no? No, never. I will pay it no notice. One of its troop has an air of nobility about it, but this one. Ok, sto dicendo a me che ho l'aria da nobile, ma questo qui. Oh beh, chiedo scusa. Io e il mio gatto abbiamo del tempo da passare insieme. Ciao. Cosa? Ti fa vedere quanto siete bellino, posso dimostrare quanto sono bello anch'io, scusa. Allora, Jack, non dico niente su di te, dio solo una cosa. Dimmi. This someone say Did somebody spaghetti say means spaghetti? spaghetti means. E quindi Sir Lora che fa, visto che io non sono abbastanza nobile? Adesso ci continua a seguire. Sei uno stronzo, però. Però mi E piaci lo segue stesso, Sir me. Lora. No, tranquillo. Non mi sento piacere. Dovremmo essere abbastanza lontani. Infatti. Allora, Encourage è uno solo, mentre Pin Down è tre. Quindi posso incoraggiarci tutti di prima. E Ma così era tutto un più poi uno. Pin Downare, quale preferite? Quello vicino a Bear o l'altro? Io farei quell'altro visto che è più lento, cioè è più lontano da noi rispetto a questo. Esatto, e soprattutto a Jack a due turni prima.
perfetto. Wow. Wow. Oh, wow. Forse ci conveniva concentrarci sull'altra, visto che quell'altra era a terra. Dopo il mio tiro. No, perché l'altra era bloccata. Ecco. Oh. Brucia. Ha un piede nella fossa. Però deve comunque rompere il cazzo a me, a Jack. Esatto. Sì, infatti io sono, ho potenziato apposta Ber per evitare che si facesse male con il fuoco, è venuto da noi. Cristo santo. Oh. Level up. Aspetta, aspetta, toccateci, occupiamoci. Okay. Oh. Allora, ah, parliamo tra noi tre. Sì, sono solo animali, facili da eutanizzare. Allora, tra l'altro, non so se avete notato, ma la voce del Red Prince mi sa che è la stessa dell'Inquisitore. Potrebbe essere uno, sì, potrebbe essere una delle voci. Dopo controllo, vediamo. Perché un doppiatore molto richiesto questo del Red Prince. Beh, è figo in effetti. Scusate, so che dovrei, è il mio turno di dire, però sono stupido, no, mi sono tolto il il traduttore, quindi sono abbastanza stupido, scusatemi. Se vuoi, okay. Diciamo noi. Non c'è tempo per soffermarsi, no, tranquillo. Beh, ci sono molti altri. Ce ne saranno altri come questi. Potrebbero mostrarsi. Mm-hmm. Brutto, non mi piace come. Però. Dà senso, giuro. Ok. È stato bello vederli sanguinare dopo ciò che hanno fatto sulla nave. Siamo della bella gente. Esatto. Abbiamo Papyrus, un drago e un coso. E uno qualunque. Un gattaro. Sono lì per caso. Pozione per voi. Oh. Si cura, prendi una te, Valeva. Che ne ho già un bel po'. Io non sapendo la cura. Anzi, a proposito di curare, uso il bedroll. Ah, già, che poi possiamo anche metterci punti. Infatti. Ah, come facciamo? Vai al character, no, scusami, character e poi ti metti quello che vuoi. Ok, grazie. Papyrus, un drago e un cleptoma. Giustamente, bravo Xanzi. Salveranno il mondo. Prima o poi. Si spera. Forse. Giuro che se c'è lo sciarpa, giuro che me la metto. Anche se in realtà già il collare sembra un po' una sciarpa. Ma guarda, sei così fashion così che... Hai visto? Allora, finezza, cosa mi conviene aumentare? Allora, un punto agli attributi, un punto alle abilità, e uno ai civili. Cosa che qua deve fare? Qua. Non che, no, questi non sono gli eroi che la gente ha bisogno, ma quelli che la gente merita. Mi sembra più che giusto. Allora, vediamo. Ok. Io comincio a mettere un punto sul polimorfo intanto. Sì. Io intanto adesso mi sono messo il punto necromanzi. Proviamo. Siamo a posto. Io su Warfare. La costituzione. Che dovrebbe scalare i danni, mi sa. C'è un'abilità che te lo fa scalare quando sei in furtività.
Ah, ok. Ok, io ho fatto. Ok, cosa civile, persuasione. Ok. C'è Sir Laura che ha qualcos'altro da dire. È ancora qui, Quercus. Credi che non ci lascerà mai in pace? Grazie. Grazie, Sir Laura. Anche noi ti vogliamo bene, Sir Laura. Anche io voglio un animale. Sir Laura praticamente è del team, da quello che ho capito. Sì, non ci darà mai una mano in combattimento, però... è la nostra ma quel gatto in realtà presenza. Sì, sì, anzi il gatto lo dovremmo proteggere. Sì, sì. Ecco che una cosa cazzo. Aspetta, chi è che ce l'ha dietro? C'è cioè, te Vale, giusto? Sì. Allora non avvicinarti mai ai magister, perché sennò è probabile che gli sparino addosso, soprattutto quelli che sono davanti a un cancello. No, perché sennò te lo ammazzano e ciao. No! Mostri! Vogliamo fare un salvataggio rapido? The Hall of Echoes. The Hall of Echoes. Here lies a nameless inmate. Non c'era bisogno però, eh. Qui giace un tizio in un senza nome. Posso trovare la pace? Nella stanza degli eroi. Oh, ho trovato un segreto. Ok, poi ok, qua c'è un arco e un'armatura per me. Da più uno di finezza, quindi mi sa che posso farlo. Ho trovato una zampa di gallina. Perché? Prendine, basta. Non farti domande, accetta. Cos'è che mi hai passato? Cos'è? Un'armatura da con due. Grazie. Però mi piaceva fare Papyrus. Papyrus. Tu mantieniti quel berretto incredibile e vai bene lo stesso. Miau! Ovviamente. You're pretty good. Beh, non so se tu riesci a vedere qualcosa. Sì. Ah, forse era questa entranza, rientranza qua. Sì, sì. Ah. Sì, che qua dovrebbe essere praticamente finita in storia, se tu fai normalmente. Se tu non lo prendi prima. Qua abbiamo bisogno dei guanti, però. Se qua abbiamo i guanti, possiamo prendere un tesoro che si trova qua, dove c'è l'arcobaleno. Jack, ti posso passare un barile infiammabile? No. No, c'è già quello di veleno. Ok. No, è proprio di fiamme. Ah. Beh, tanto abbiamo il me col fuoco. Ok. Troveremo un posto dove possiamo lasciarli, sì. Possiamo andare dentro a Fort Joy e cominciare a vendere. Sì. Inizio un po' di bartendo brutale. Allora questo lo prendo intanto io. Il mio primo ha un po' di pelle. Fai come il Team Rocket che si cambia la pettinatura e nessuno li riconosce. Mi sa che devo scegliere se tenermi il barile di fuoco o quello di veleno.
Togli quella di Boh, io quello di veleno ce l'ho, Vale. Quindi se vuoi lascialo pure giù. Perché tanto al massimo facciamo le pozioni. Cioè facciamo qualsiasi cosa di veleno con il mio. Ah, ok, ci sto. Sai che posso fare però? Posso provare a usare tipo il mio arco che ho equipaggiato adesso. Dove cacchio è? La roba equipaggiata non la vedo tra il crafting. No. Allora un attimo. Quindi tipo se io disequipaggio il mio unequip. Sì. Oh, Cup of Water. L'ho fatta io. Ah, ok. Quindi se io prendo l'arco e metto anche il barile di veleno e provo a craftare il tutto, ho creato un arco che fa veleno? Dovrebbe dare l'effetto di veleno. Perché se io adesso vado nell'equipaggiamento... Fa 1-2 danni di veleno! Oh yes! Bello, così mi puoi colpire me. Yes! Esatto. Mi tot, vedi che sono giù. Pa-pam! Pa-pam! Ma perché? E volevo curarti. Oh. Allora. Io droppo questo qua. Tanto c'è la jack, quello di veleno. Sì, ce l'ho già. In caso se ci possiamo fare qualcosa, do io tranquillamente il mio. No, okay. Perché a lui serve, quindi. Sì, perché io posso farmi le frecce particolari. E se avessi un luogo dove mettere ogni barile, che so che sta là, potrei farmi tutte le frecce che voglio. È il punto che noi fra un po' dovremmo lasciare, cioè, questo posto, quindi al massimo lo mettiamo in un posto abbastanza... punto all'inizio, che tanto poi il punto iniziale è un punto teletrasporto rapido. Quindi se vuoi lasci lì la roba e facciamo lì, e poi dopo quando ci dobbiamo andare ce li riportiamo dietro. Oh, ragazzi! Ma guanto del teletrasporto. Non preoccuparti di andare dentro Fort Joy. Ah, ok. Sì, perché sennò dovremmo aspettare che qualcuno di noi si faccia il secondo livello del magia d'aria. Ti picchio, sai. No, lascia. Tanto faccio io, faccio da me, non ti preoccupare. Sai, Fain piace le curare, la croce rossina lei. Se ci fosse un cappello della croce rossina io la starei già usando. No, potevi farti l'undead femmina. Non lo farei, però perderei Fain, perché è il personaggio unico, il non morto di storia. Ah, è proprio quando maschio faremo... di default. Sì. Se faremo una seconda run tra di noi, cazzara, io farò ovviamente la croce rossina. È pensata. Volevo farla nana addirittura, per farti capire quanto volevo farci fare due risate. Ci sto. Ok, stai indietro, mago, stai silente. Il nostro God Walker sta parlando. Sappiamo che stai aiutando dei maghi a scappare al Tusa, abbiamo le prove. Preferirei tagliare la mia lingua che mentirti, Alexander. Non so di niente di alcuni fuggitivi. Se puoi dire nient'altro a God Walker, la tua lingua non è di aiuto, potete tagliarla. Ma questo non può essere una cosa... Non può essere serio, Alexander. Avanti. Dovresti sapere che dovresti obbedire ai tuoi superiori magister, qualunque cosa lei chieda. Che è successo? Sta scegliendo. Ok, comanda al tuo consanguineo di disobbedire. Lei sta sopra le leggi di questi schiavisti. Sicuro. No! Sta zitto, ma... certola. Una cosa? No, dicevo, ma quei cosi orrendi che stanno là accanto invece ne vogliamo parlare? Non avevo a che fare, quindi. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. She groans. Oh no.
Ok, si è tagliata la lingua e sta cominciando a sanguinare da tutte le parti. Fermati. Mio padre, posto la sua anima a riposare in pace, sarebbe deluso in te, Atusa. Non pensare che mentesse al suo unico figlio, il tuo prete e il tuo amico in tutti questi anni. Il fatto del nostro reame in bilico. è in bilico, ecco, grazie. Ci sta. Se tu non ci aiuterai a salvarlo, allora aiuterai il vuoto a distruggerlo. Dallis? Scusate se vi interrompo, ma quell'Alexander è il personaggio che vuole uccidere Ifan. Sì. Oh, Shiat. Sì, vostra sacralità. Credo abbiamo finito con lei. Abbiamo finito qui. Parliamo fra di noi. Perché no? Vale, sei dall'altra parte della mappa. Sì, l'ho fatto apposta. E questa povera Crista? Niente. Oh. C'è anche la gamba? Che schifo. Sì, prendi la gamba, prendila, prendila, prendila. Ci andrò più avanti. Ma questa gamba di merda? Sì. Ma il mio falegname con 10 euro ne faceva una migliore. Diciamo che anch'io pensavo che all'inizio fosse una roba inutile, serve Sì. quella roba. No, serve. Soprattutto se Ok. la dai a Sibille, lei le può mangiare e assorbire le abilità. Alcuni di quei pezzi può assorbire abilità. Ok, Ah? morire alle mani di un umano è un insulto e un'ingiustizia. Avrò sangue per il suo sangue. No, Beh. Oh beh. Ciao, Nick. Qui allora aspetta che recupero qualcosa. Di messi, di sicuro è stato. Adesso sono stupido. Un Anche casino. messi. Dici che è messi? Sì, messi. Sì. Una dimostrazione Bastia incasinata di disordinato. dominanza. Esatto. Io non ho commentato, non mi interessa. Io sono interferente, che schifo. Stai dall'altra parte a farti i giramenti. Esatto. Stavo cercando qualcuno da derubare, però. Dopo Ma saliamo quelli e non vi puoi. giuro. Vediamo. Volevo cercare se c'era il fiore qua in giro. Gli occhi del gatto sono diventati grigiastri, ma ti guarda intensamente. Che sta succedendo? Tranquillo, gattino, io ti porterò in salvo. Io ti proteggerò! Mi sa che ho preso io un fiore da qualche parte, Ah, beh. ok, allora quello dobbiamo tenerlo perché ci serve per una quest. Aspetta, anzi, Ok. aspetta, posso controllarlo anch'io da qua, vediamo. Vai, 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 controlla. Sì, lo Yarrow Flower, quello bisogna tenerlo. Ok. In realtà è probabile che ne troviamo altri, però meglio Teniamo quello tenerlo in per adesso come sicurezza. oro. Sì. Buono quello. Buono, buono. Ma la bambina che fa? Niente, sta a Giro. girarsi. Ehi, sì. Ah, è la bambina che abbiamo salvato prima insieme al nano. Ehi, Yes. signore, è molto più bello qui piuttosto che su quella nave puzzolente, eh? Sono felice che gli altri ce l'hanno fatta. Qualcuno li ha visti, nelle loro tuniche, arriva alcune ore fa. Salutali da parte mia. No. Shanks dice la Vale l'hai petato troppo che ha avuto gli occhi grigi. Oh, mannaggia. Per me non dovrebbe avere animali domestici, vale. Mi Annoying rende dog troppo intensifies. male. Troppo petting di un cane mi impazzirebbe. Ma voi non vi domandate perché io non ne ho. Anche questa è una bella risposta, hai ragione. Ma quindi se io adesso vengo in città, No, ok, questi il due non ti gatto. attaccano il gatto, questi due qua. Ecco, Oh, grazie al cielo. Vieni, gattino, il vieni. problema sono questi, quelli che sono qua sopra, se vedi da qua.
Ecco, quelle che sono qua sopra su queste scalini qua, ok? Queste qua, queste, dove adesso mi metto io qua. Queste sono Sì, invece ti te vedo, ti vedo, ti l'ammazzano sul, a vista. Quindi starci il vedo. più lontano possibile da quelli. Ok. Ok, questa qua è una delle 20. Questa è possibile vendere, robe. Credo che lo farò perché ho un po' troppa roba. Aspetta. Consegna tutto a Jack che vende lui. Anch'io Sa in il realtà ho bartering. bartering a uno. Se Jack ce l'ha due, do a lui. Non mi ricordo, mi sa che sì, ce l'ho due. Aspetta, che vedo character. Io bartering a due, sì. Ok, allora do a Io te. come ti do anch'io roba da vendere. Ok, date. Allora, vediamo. Ed è così che Questo, questo, Jack si trovò questo, pieno zeppo di roba. questo. Ah, le note lì possiamo vendere Allora. dato che le abbiamo già letti. Send to pain. Questo possiamo vendere. Send to pain. C'è un modo per fare più in fretta la selezione dell'oggetto? Premi No. R3. Ciao, mami. Come è Premi andata? R3 praticamente ti seleziona tutti gli oggetti che vuoi e tutti quelli praticamente dopo fai quadrato e li mandi. Allora, vediamo cosa c'è di 20. Allora. Cell, vediamo cosa mi avete passato. Allora. La Gold Cup, vediamo. Broken Bottle, lo do io. I piatti. Credo che andrò a dormire a letto, a morire a letto, ragazzi. Buon proseguimento. Ciao, Bloody. Ciao, Tanto Bloody. credo che tra una decina di minuti penso che chiudiamo qua la live per il primo episodio. Pocket knife, ok? Cando. La prossima volta verrà caricato tutto su YouTube. Sicuri che vendo anche gli scudi? Sicuri? Cioè, vendo tutta sta Sì, a me non roba. servono, perché io ne ho trovato uno, però. Ok. Però aspetta che controllo quanto è. Vediamo dov'è. Che cazzo è lo scudo? Pensa è tipo 4 o 5. No, tipo 8 qualcosa. Allora no. Tengo la roba di animale oppure no? Veramente tranquillo, ditemi voi. Quale? No, credo non ci serva. Va bene. Poi, se bear invece. Venduto nel caso lo recupero. Vabbè, Giù di tanto me. massimo non potremmo trovarne altre, quindi. Senti, Non è come il ma i fiore là che è quadri? preoccupante. Uno Sì, è che solo que valgono. quelli poi va. Puoi vendere anche quelli. Ma quello là no. Quello che c'hai non vende. Pantaloni, vendo, vendo. Dai la Golden Cup anche, vale. 125. La buona parte di una spada la vendo tranquillamente, ditemi voi. Sì. Dai Stick, vendo. My first bow, vendo. la Ciao. Wolf. La Gold Cup che c'hai, quella accanto al fiore. Ah, e beh. No, Marco. No. No. Ciao. No, scusate. No, c'è Bimbo. Divinity col cazzo, via, fuori dai Bravo. coglioni. Che cacchio, abbiamo aspettato troppo. Ora è questione personale. Anche perché Va adesso ci bene. mettiamo a vedere le robe, quindi. No. Vendo anche le shell. Ti ho dato un altro po' di roba, Jack. Vendo anche Tra cui un l'arco. po'. Va Tra bene. cui un quadro, che non so. Sì, che vale solo uno. Cazzo! Ci hai provato, va bene. Quando lo Vabbè. tengo un po' di roba da mangiare. Quando l'ho rubato mi sembrava più bello. Comunque dopo se fate L3 mettete tutto in ordine Sì, ho fatto. automatico. Allora, c'è ancora del cibo che mi sto tenendo. Roba improvvisata la butto tranquillamente. Mi tengo le bende, ma però sono io antipatico. Ah, comunque vale, un piccolo consiglio. Si Dimmi. trattenghi da fare cleptomane per il momento qui. No, Ok, ci sto. perché così Ci aumenta sto. il ladro e dopo può rubare più roba. Perché può rubare solo una volta a persona, quindi.
Ah, ok, va bene, va bene. Quindi questa finché la nave era la nave, qui conviene che ce la teniamo per quando qua facciamo un abbiamo po' di quest, facciamo tutto e prima di scappare rubiamo come dei folli e poi scappiamo. Esatto. Mi sembra giusto. Diciamo più che altro quando abbiamo finito tutta la. No, in realtà no, anche dopo. Ci conviene aspettare quanto più possibile e poi rubare tutto. Cosa impossibile per Vale? No, gli conviene fare se vuole che sfruttiamo la cosa al meglio. Sì, perché in realtà se puoi derubarli una volta sola in tutto il gioco, i personaggi, conviene che lo fai quando tu puoi prendere la maggior quantità possibile di oro e la maggior quantità possibile di oggetti di valore. Perché più è Esatto. alta l'abilità, più puoi prendere robe utili. Io Esatto, per adesso sono vedo che hai solo a già livello capito. 2. Sì. Perché vedevo che prima ogni oggetto che io cercavo di rubare mi dava un determinato valore. E io non potevo superare il complessivo di tutto. No, non si resetta il punteggio del ladro, solo gli oggetti che puoi Gli oggetti comprare. dei personaggi che hanno. Quelli si resetta. Il fatto che tu puoi rubare con quello stesso personaggio, no, quello rimane per sempre. Perché l'ho testato io personalmente e penso anche Jack, quindi. Solo l'inventario si resetta, basta. La voglio dopo. Infatti quella sarà una cosa Anch'io. che effettivamente dal lato in due in poi terremo conto fin da subito che. Perché là potremo effettivamente resettare i punteggi, quindi lo potremo fare tutti questa cosa qui e sfruttarla ancora meglio per quattro persone. Ma se vogliamo Jack, sei prenderci l'osa è bellissimo. qui. Volendo, Solo per te. Sì, perché no? No! Ok, una strana giovane donna sta guardando intensamente la statua del divino. Delle strane vene grigie corrono giù dai suoi occhi verso il suo collo. Ok, chiamala gentilmente e chiedere se sta bene. La sua testa si gira verso di te meccanicamente, i suoi occhi si incontrano con i tuoi. Delle pupille oscure si dilatano in un grosso vuoto nero. La luce improvvisamente ritorna nella sua faccia. Le vene grigie ritornano a un rosa fresco e l'intero corpo si rilassa, fischiettando. Oh, sei alto e rosso. Qual è il tuo nome? Ok, Rosso. esatto. Di che sei un principe. Dopo sorridi in maniera molto gentile, chiese forse per caso lei è una principessa. Ecco, che ci provo già subito. Oh beh. Ah, definitivamente no, solo io. Più non per la maggior parte del tempo. Sono Lose, sono felice di incontrarti. Ok. Diciamo che il suo nome suona familiare. Ha fatto un paio di spettacoli intorno alla Reaper Coaster. Forse hai visto un poster in un volantino. Potresti anche aver sentito del incidente. Figa. Ok, quindi continuare. Quale incidente? Beh, stavo dando un concerto su Overlook Hill. C'era un sacco di gente, lo sentivano veramente. Ma immagino che era troppo buono. Ho avuto un pochino di source che si è riscaldato. E tutti sono andati un po', non lo so, selvaggi, piccola rabbia. Mi sono risvegliata prima che qualcuno si ferisse, ma i magister mi hanno catturata nel backstage subito dopo. Ok. Sì, d'accordo. Ti hanno preso dopo che anche te hai manifestato il tuo source. Davvero? Anche tu sei ospitabile? Che vuol dire ospitabile? Fai un occhio. Waggle non ho idea di che voglia dire.
Penso che in generale dovrebbe significare tipo fai un come cazzo, l'avevo detto perché prima alzare il sopracciglio, che cos'è? Sì, forse alzi il sopracciglio e chiedi se sta implicando che dovresti metterti fare come come se se fosse a casa. Esatto, fare come se fosse a casa tua. Quello che intendo è, ascolta, tu non sei mai stato un ospite, giusto? Questo è perché tu sei come un mucchio di foglie sul lato di una strada. Non sono brutte, però darei tutto, qualsiasi cosa per essere come te. Ma io sono una locanda sul lato della strada. Porte rosse, fuori, fiori fuori sul lato frontale, una donna amichevole alla porta che ti sta chiedendo di venire per metà del prezzo. Proprio come una dannata stella d'oro, una locanda da stella d'oro per i senza corpi. O per gli smembrati, ecco, per gli smembrati, ecco. Chiedili chi o cosa stava ospitando un paio di momenti fa. Quella non è una domanda dell'ora, o la domanda della giornata forse. Non sono ancora sicura però. Sarei sorpresa se fosse un demone. Sicuramente non è uno spirito, forse uno spettro, ma non scommetterei i miei soldi. Quindi ti stai divertendo nel joy? Fort joy, no? Esatto, forte gioia. Come siamo simpi. Di che i magisteri ti hanno trascinato dentro. Qualcosa riguarda essere un pericolo per te stesso e la società. Sì, stessa storia. Anche se pensando al mio caso potrebbero effettivamente avere ragione, però. Quindi vuoi che andiamo a contare questo posto insieme? La forza nei numeri e tutto quello. Dica, è una buona idea. Lo è, vero? Prima che andiamo avanti, ho un paio di altri trucchi che nascondono le mie maniche. Quindi tu dovrai decidere quale tirerò fuori se e nel caso qualcosa ci blocchi. Ok, scegliamo anche come la vogliamo fare. Io voglio farla uno mago, cioè fare una classe magica, visto che abbiamo due attaccanti fisici come voi due. Possiamo farla tipo incantatrice che evoca i demoni? Summoner. Ok, allora dica che sei interessato a qualcuno con un'affinità per le arti arcane. Chi sa se sa la magia? Allora, o potremmo fare... Qualcuno che può evocare aiuto sul campo di battaglia, vai. Una buona cosa, quindi siamo pronti? Sì, questo andrà bene. D'accordo, giusto? Beh, è stato più facile di quanto pensassi. E farò il mio meglio per stare me stessa. Fai strada. Yeah! Benvenuta all'Ose. Esatto. Ah, ecco qua, infatti. Oh, vedi? Gremlin! Quello è bello! Ma noi siamo in 4, però aggiungiamo altri 3. Altri 4. Il gatto, il gremlin, il cos'è quella roba? E il totem. Esatto. Totem. C'è una famiglia numerosa, ragazzi. No! Totem! Rip. Beh dai, direi che siamo abbastanza equilibrati. Esatto.
A proposito, vediamo un attimo com'è che l'avevamo messa qua. Allora, vabbè, intelligenza e costituzione, vabbè, mi aspettavo che dato che hanno messo lo scudo. Due di summoning, ok. E uno di leadership. Ah, ok, che ci dà schivata, più due di schivata e tre a tutte le resistenze. Poi a bartering, oh, e allora master, perfetto. Ecco, lei lo useremo per tutti gli oggetti. Perfetto. Esatto, ne ha due di lore master, quindi a posto. Ah, anche lei è pet pal. Vabbè. Ah, cazzo. Vabbè, ormai. Dopo quando verrà il momento di resettare, ciao. Sì, infatti. Ops. Comunque, tanto vale che tenga anche lo scudo. Già che ci siamo. Sì, infatti. Jack, potrebbe servirti un po' di bottiglie per la pozione vuote? Sì, se me ne dai due volentieri. Cioè, grazie. Ma te le do tutte, ne ho quattro. Ah, ok, grazie. Visto che tutte ti puoi fare le pozioni per te. Allora, send to Fane. Ok, grazie. Vero. Ah, ok. Non sarebbe male trovare la ricetta per fare un altro backpack? Mi pareva che dovrebbero essere leather straps e qualcos'altro, forse il lago. Però adesso non mi ricordo precisamente qual era. So che c'è anche la ricetta per la pizza, però. Oh yes, i peperoni. Io i pomodori. Qualcuno metta le mozzarella e qualcun altro la massa. Il bacon, chi è che lo mette di voi? E il pineapple. Che è successo? Stavo solo. Ti ha allertato il mondo. Non mi ha visto. Dai, tanto salvo intanto. Allora. Ok, così? Sì, no, faccio il salvataggio per finire. Allora, perché questo scrivo via. Live. Ok. Abbiamo finito qua adesso per questa live. Ho detto pineapple. Dai, intanto saluto Bonsai. Intanto salutiamo tutti quelli che sono stati presenti. Giusto. Ovviamente... Grazie mille. Quindi ovviamente grazie per averci accompagnato ovviamente Barba, Sanks, Bloody, Pollas. Che ci avete fatto presente, avete fatto compagnia. Andate bene, ecco. Certo. E ovviamente noi ci vediamo per la prossima volta che continuiamo Divinity. Ciao. Ciao bella gente. Ciao. Ciao.